Fino alla fine, se un'azienda, se un business, tu hai bisogno di rilasciare il più velocemente possibile con qualità. Qualche giorno fa ho avuto il piacere di fare una chiacchierata così informale con il mio amico Matteo Emili, Director del Software Engineering in Avanade UK. Abbiamo chiacchierato di come la tecnologia sostanzialmente non c'entri niente, secondo lui, per ottenere dei buoni risultati di business. È stato un po' provocatorio, ma non anticipo nulla. Abbiamo parlato di quello che è, può essere una definizione di Software Factory, su cui io un pochino sto lavorando, lui mi ha dato un po' il suo contributo, il suo punto di vista. Abbiamo parlato di alcune difficoltà e di alcuni approcci in termini di co-working, remote work, team distribuiti in geograficamente, anche magari in time zone diverse. Abbiamo parlato di pragmatismo e di come Matteo incentivi l'innovazione continua e pervasiva, utilizzando una sua parola, nei team sotto la sua responsabilità. Ma non aggiungo altro, mi raccomando, iscriviti al canale se ancora non sei iscritto, metti un mi piace e buona visione. Io ti deluderò, perché secondo me non c'è un qualcosa dal punto di vista tecnologico che fa la differenza. Sì, tutte belle facilitazioni. Possiamo usare, l'hai menzionato Canary prima, quindi puoi usare quello, puoi usare i vitesse, puoi usare quello che vuoi. Quello che conta è che tu stai portando in produzione qualcosa velocemente, in maniera affidabile, come quasi irrilevante, nel senso che detto? Quello che conta per un business, secondo me, opinione personale, non è avere il processo di implementazione più bella del mondo dal punto di vista tecnologico, raffinata al massimo, con tutte le possibili tecnologie che ti permette di avere tutte le metriche verdi, ma poi non riesci a portare nulla di nuovo, però una volta al mese, una volta ogni 3 mesi, una volta ogni 6 mesi. Ok. Beh, quello cambia tutto, perché se sei in grado di rilasciare frequentemente, in maniera sicura, rompi qualcosa, rilasci di nuovo. Okay. Quello fa la differenza. Quindi dai estrema importanza o priorità al discorso di presto e spesso. Presto e spesso con qualità. Sì, chiaro, perché presto e spesso magari siamo capaci tutti, però diciamo presto e spesso con qualità, nel senso che io voglio, specialmente nei miei progetti, io voglio che chiunque possa mandare un nuovo pezzo di feature, un nuovo pezzo di codice, un nuovo pacchetto, qualunque cosa in produzione velocemente, con le dovute cautele, con le dovute precauzioni di pull request, di SAS dust e software composition analysis, test di ambiente, IAC, drift management, eccetera. Però deve essere automatizzato, non voglio che nessuno tocchi oltre la prova finale per andare in produzione, perché deve esserci sempre un occhio che magari dà un'occhiata, e non necessariamente per tutti i cambiamenti c'è bisogno di semantic versioning, ti guida se qualcosa viene, certo, viene marcato come patch ed è tutto verde, neanche lo guardi, ovviamente casi estremi, no? Poi dipende da industria a industria, da caso a caso, però non dico perdere tempo, spendere tanto tempo sul bello non fa la differenza. Spendere tanto tempo sul bello aiuta, migliora, raffina, ma non ti porta a rilasciare più velocemente. Fino alla fine, se un'azienda, se un business, tu hai bisogno di rilasciare il più velocemente possibile con qualità, sempre sottotitolo, con qualità. No, se n'è andata. Io sì, penso. Vai avanti. Ok, sempre rilasciare con qualità, che è il sottotitolo perenne permanente, ma più velocemente possibile. Certo. Perché ipotizza che rilasci qualcosa e quel qualcosa rende inutilizzabile l'ambiente di produzione, diventa un problema. Aspetti altri 3 mesi per rilasciare? No, dichiari bancarotta prima. Devi creare un nuovo ambiente, ci vuole del tempo, procedure magari non testate, perché state fatte la prima volta nella prima versione, poi non sono più state toccate per mesi. Puoi avere dei problemi di regolamentazione, ad esempio gli istituti finanziari devono rispettare DORA. DORA non nel flavor,
DevOps, ma Digital Operational Resiliency Act dell'Unione Europea. E quello ti dice che tu devi essere in grado di ripristinare una sezione consistente del tuo business, qualunque questa sia. Ovviamente un grazie a Matteo che mi ha dedicato il suo tempo e la disponibilità per questa registrazione. Non è soltanto la legislazione dell'Unione Europea, ma è considerato il golden standard per quanto riguarda le questioni finanziarie. Quindi banche, assicurazioni, eccetera, stanno tutte conformando, in un modo o nell'altro stanno conformando a tua. Quello conta. Poi hai gli esempi delle istituzioni. Però hai detto che mi stavi deludendo, in realtà, che mi avresti deluso. No, mi stai deludendo perché mi stai dicendo che, a prescindere dalla specifica tecnica o la pratica tecnica, comunque il mindset, ok, che stai trovando vincente è quello di dare priorità alla rapidità con qualità, ok? Sì, quindi poi come lo raggiungi, diciamo, fai tu, nel senso, sai meglio tu il tuo business, la tua tecnologia, il tuo contesto, se applicare A-B testing, red blue, scusa, blue green, canary, eccetera. L'importante è che tu riesca ad ottenere rilasci frequenti senza spaccare tutto. Esatto, e abbiamo anche un guest. Abbiamo uno special guest. Hello. Sei hello? L'avevi messo in chat da qualche parte. È una tigre, cavolo, quanto grande è? 80 centimetri, 6 kg e mezzo. 6 kg e mezzo, non è proprio piccolo. Ti deludo da un punto di vista tecnologico, nel senso che ora si può aspettare, no? Sai, le grandi tecnologie, cioè, la realtà dei fatti è che tutto quello che è in aggiunta abbellisce, è tutto ben visto, ben voluto, ma deve aiutare a rilasciare. Dimmi allora cosa ne pensi di questa, che è una delle prime definizioni che te la metto nella chat. Vediamo. Che metto nel libro, perché appunto voglio dare focus a un vecchio termine, no? Software Factory, con una nuova interpretazione, nuova, un po' più approfondita, e una sfumatura che ho messo giù in queste tre righe. Dimmi cosa ne pensi. No, software non necessariamente proprietario, e in modo sostenibile, punto, non nel lungo termine, in modo sostenibile. Okay. Il concetto di sostenibile è... Implica il lungo termine. Non solo implica il lungo termine, è anche soggettivo, perché, per dire, la Green Software Foundation definisce sostenibile in un certo modo. Gli obiettivi di business di un'azienda possono definire sostenibile in un altro modo. Nel momento in cui tu raggiungi gli obiettivi di business, allora sta a te definirli in maniera sostenibile. Se non sono sostenibili, è molto bianco e nero. Arriviamo alla bancarotta velocemente. Se invece sono sostenibili in un modo o nell'altro, chiaramente sono a lungo termine. Ok, quindi tu ti fermeresti prima? Sì. La parte delle persone, processi, gli strumenti va benissimo, perché dai, è vero, anzi fa la differenza, perché l'investimento continuo in azienda fa la differenza, ma proprietario no, non necessariamente, perché potresti fare tranquillamente open source, e lungo termine deve essere a lungo termine, altrimenti è un... Giusto, a te mancano i pezzi, perché sotto questa... Okay, questa definizione ho le spiegazioni, e per software proprietario sottospiego che serve per escludere dalla definizione quelli che non scrivono i software di proprio pugno, cioè mi spiego, quindi o i rivenditori di software di altri o i semplici configuratori, che ne so, sei un super esperto di SAP, no? E vai lì, ma SAP non l'hai fatto tu, lo configuri, ma non l'hai fatto tu, no? O un RP, un Dynamics, eccetera. Quindi proprio chi scrive quel dannato software. E adesso mi odierai. E chi dice che io non possa fondare un'azienda basata
sulla super configurazione di SAP. No, no, tu puoi farla, ma secondo me io non la considererei software factory in quel momento, perché SAP lo fa qualcun altro, non produci tu SAP, no? Non è così lineare. Con SAP puoi fare veramente di tutto, può essere configurato in praticamente programmato, modi. Probabilmente una piattaforma. E ogni azienda, cioè, noi usiamo SAP, tu usi SAP, il vicino usa SAP, ti garantisco che a parte il login SAP da qualche parte c'è ben poco di simile. Ok. Va bene, allora diciamo che quello potrebbe essere un caso particolare, no? Anche okay. No, ma mi piace il concetto, cioè essere un system integrator non necessariamente significa ormai attaccare insieme dei sistemi, fare il setup dei vari prerequisiti del software finale, applicare una qualche configurazione alla leggera, nel senso superficiale, e vai e fatturi. Un sistema integrato al giorno d'oggi che lavora con piattaforme SaaS, pensa Salesforce, Dynamics, Oracle ne ha una valanga, ad esempio, di piattaforme SaaS. Okay. E non è più il sistema integrato di una volta che aveva il suo modo di integrare sistemi e basta. C'è molto di più ed è tutto sviluppo ormai al giorno d'oggi, perché sì. Necessariamente è tutto sviluppo. Menzionavo Salesforce. Salesforce ha la sua piattaforma di sviluppo su cui tu sviluppi le tue soluzioni Salesforce. Dynamics, la stessa cosa. Senza arrivare poi al ProDev, ma Power Platform. Power Platform stessa, tecnicamente è un tool di automazione, né più né meno, no? Sono dei workflow di automazione, ma ci puoi farti tutto. Quindi, non so, escludere i system integrator, magari no. Perlomeno, dal mio punto di vista. Certo, assolutamente. D'accordo. La sto improvvisando, non mi sono scritto delle domande così, la sto un pochino improvvisando. Diciamo, tu hai una posizione particolare, no? Nel senso sei molto in alto nella piramide, ed è proprio questo l'interessante, ma in questa so che hai cambiato un po' di ruoli. Da quando sei rientrato in Avanade, diciamo. Non so se sia stato sempre un verso in alto, anche qualche spostamento laterale e così via. No, anche però, laterale. Come? Anche laterale. Anche laterale. Un qualcosa me l'hai già detto, cioè mi hai detto rilasciare frequentemente con qualità. Se, un'altra perla di saggezza riassunta così. Una sorta di cui ho intuito che i tuoi progetti non possono più fare a meno di rilasciare frequentemente e con qualità. Ok, questa è la cosa che mi hai messo in chiaro sin da subito. Un altro tuo marchio di fabbrica, un'altra tua firma che dico: ah sì, lì c'è Matteo Emilio, lo riconosco il suo zampino. Qual è? Aia. Tendenzialmente non lo vedi. Non lo vedo. Ormai è nel come le persone lavorano. Cioè? Ad esempio, ti faccio un esempio, porto proprio un esempio terra-terra. Io sono un grande fan di sviluppo agile, di metodologie agile, anche scalate, metodologie agili anche scalate, però specialmente all'inizio con i miei team, a meno che non ci siano dinamiche particolari della serie, siamo tutti collocati, e succede sempre più di rado. Io personalmente lavoro in un modo ibrido, okay. Se vado in ufficio, assolutamente non per avere call. Non ha alcun senso sedermi in ufficio e avere un call. Posso farlo da casa. Vado in ufficio per vedere le persone. Però se il mio team è collocato, ad esempio, questa cosa non la applico. Se il mio team è un gruppo di persone che già conosco, allora questa cosa non la applico. Ma se ho persone che non conosco, di cui, come al solito, lo scope poi viene chiarificato, cioè viene chiarificato, viene raffinato, non è mai quello inizialmente definito solo e esclusivamente nel contratto, e se lavoriamo in un ambiente volatile, come il 99% degli ambienti in cui finisce a lavorare generalmente... Cosa intendi per volatile, scusami?
Volatili significa che cambiano priorità magari da un giorno all'altro, cambiano priorità da un'ora all'altra. Mi è capitato in passato, era più operazionale, fornivamo sostanzialmente environment management per una funzione di trading in azienda. Le priorità cambiavano dal mattino al pomeriggio. Fantastico. E il mio team era quasi tutto offshore. Quindi quello che ho fatto è introdurre un secondo stand-up al pomeriggio. È scritto da qualche parte nella metodologia agile? No. No. Ma dato che le priorità continuavano a cambiare, e quando parlo di priorità continuavano a cambiare, ti dico che la mattina si arrivava, ti convinti dal giorno prima, allora oggi dobbiamo fare queste determinate cose perché c'è questo specifico processo di business che deve partire, fondamentale, eccetera, eccetera. E qualcosa succede. E nel pomeriggio la direzione va cambiata perché c'è stato un cambiamento e il business viene a dire no, guardate, dobbiamo prioritizzare quest'altra cosa perché ragioni. Ora, quello non è Scrum, assolutamente. È un sistema lì, ovviamente, di lavorare lean, no? Sistema di lavorare lean. Però in quel momento lì un team ha bisogno di un minimo di certezza, specialmente se è un team già distribuito con culture del lavoro differenti e che non sono fisicamente collocate con chi prende le decisioni, con chi comunica le decisioni. Quindi, onde evitare di dover spendere tantissime energie e dover cambiare direzione in modo molto difficile, perché è difficile coordinare 10 persone sparse per il mondo con fusi orari diversi, che ovviamente lavoravano tutte nello stesso fuso orario. Ok. Ma una persona che, per dire, in India lavora dal pomeriggio alla sera inoltrata, per ovvie ragioni fisiologiche umane, lavora in modo differente, con una mentalità differente da una persona che lavora dalle 9 alle 5. E quindi andare a cambiare direzione e andare magari ad istituire il meeting un'ora dopo la comunicazione, dover creare un piano e cambiare le cose, non funziona, secondo me. Quindi quello che abbiamo fatto è stato istituire in quel team uno stand-up pomeridiano ora UK, alle 2 del pomeriggio, dopo il classico orario di pranzo, dove, se non serve, ci si ritrovava 5 minuti sui cambiamenti, no, ok, perfetto, tutti procediamo. Saluti e baci, via. Esatto. E veniva a volte anche cancellato il mercato in cui non fosse necessario perché c'era della stabilità. Ma nel momento in cui eravamo in una situazione volatile, eravamo in grado di riallinearci velocemente e rimetterci in piedi per poter, sento il gatto dietro che corre, per poter reagire ai cambiamenti di rotta del cliente. Questo non l'ho inventato io, non è farina del mio sacco. Stavo leggendo un libro di un politico, non menziono chi, ma in ogni caso non un politico italiano, politico britannico. E questa persona aveva l'abitudine di avere lo stand-up della mattina e, diciamo, lo stand-up del pomeriggio con il gruppo di advisor che sostanzialmente gestivano la giornata. Okay. E ora un problema di environment management in trading è una goccia nell'oceano quando si tratta di confrontarlo con problemi di politica estera, problemi di sicurezza nazionale e quant'altro. Quindi pensato, questo è un sistema che potenzialmente potrebbe essere applicato. Fatto. L'altra cosa è che nei miei team, specialmente quando, ovviamente non sempre è possibile, però quando si tratta di progetti più a lungo termine, progetti che durano più di qualche settimana, lasciare sempre spazio all'innovazione, che possa essere un innovation sprint come safe da libro per scrivere, possa essere una giornata durante lo sprint, possa essere una qualunque cosa, un hackathon di un pomeriggio. Lascio sempre, sempre, sempre spazio all'innovazione perché è fondamentale. Innovazione, tu intendi... io mi sono fatto un'idea di innovazione, nel senso che... Allora, problem solving vuol dire che tu hai una situazione, poi hai un degrado per un qualche motivo, hai un problema,
applichi le tue abilità di problem solving, ritorni al livello di prima. Ok? Questo secondo me è problem solving. Okay. Per quanto riguarda innovation, sostanzialmente è che tu sei a un livello di qualità, tecnico, maturità, chiamalo come vuoi, a un certo punto tu dici voglio alzare l'asticella. Quello che per un certo team innovazione potrebbe essere, butto a caso, adottare pratiche di continuous delivery, per un team più maturo potrebbe essere introduco chaos engineering, per cose del genere. Intendi così tu per innovazione? Molto simile. Fammi solo rispondere a questo meeting. Che passa il tempo in buona compagnia. E il discorso, esatto, il discorso è innovazione, giusto? Innovazione si può significare tante cose, ma tu hai la possibilità di cambiare e la possibilità di portare lo status quo molto più in avanti. Mm-hmm. Devi iniziare a sperimentare da qualche parte. E quindi puoi solo sperimentare all'interno di un contenitore, se vuoi, perché non voglio che la sperimentazione sia confinata necessariamente alle 9 di sera dopo cena col bicchiere di vino sulla scrivania. Non necessariamente è sano. L'innovazione deve essere parte di quello che facciamo tutti i giorni. Quindi i progetti, i team hanno spazio per innovare. Bene, allora questo sarà, secondo me, uno dei secondi punti, il secondo punto, o probabilmente terzo, che mi porto via da questo meeting. Il primo, appunto, sulla qualità e rapidità che devono andare a braccetto. Yeah. Il secondo sul essere guidati dai principi, ma non farsi blindare, come tu ti sei inventato, ispirato da un altro contesto. Pragmatismo. Pragmatismo, se mi serve lo faccio, finché mi dà valore. E infine l'innovazione nella quotidianità. Sì, è una cultura di innovazione pervasiva e permanente. Matteo, io ti ringrazio. Ti lascio le tue cose. Se vorrei fare un'altra chiacchierata, sai come contattarmi. Volentieri, volentieri. A presto, Michele. Ciao.